Eccoci nuovamente assieme, buon anno a tutti, è ripreso il campionato di A1, riprenderà quello di A2 sabato prossimo, inizierà ex novo sempre sabato prossimo quello di Serie B, un campionato ugualmente importante, in mezzo a tutto ciò il primo importante verdetto dell'anno che è la Coppa Italia femminile della quale parleremo. Chissà che nella puntata non riusciremo a parlare anche di pallanuoto internazionale. Di pallanuoto in genere sono venuti a Telegenova a parlarci Federico Dodero. Ciao Federico. Ciao, buonasera. Grande ex presidente del Camogli e ora non direi plenipotenziario ma grande dirigente sì dello Sturla, il suo allenatore della prima squadra Piero Ivaldi. Ciao Piero, grazie di essere Buonasera con noi. Buonasera a tutti. C'è un motivo specifico per cui lo Sturla è presente qua oggi, una manifestazione di cui parleremo, simbolica ma molto importante perché rappresenta la sua rinascita dopo quello che è successo. Un giornalista a 360 gradi di pallanuoto, Raffaele Di Noia, viene da Savona, ti ringrazio per la disponibilità, ci parlerà un po' di tutto ma soprattutto ci terrà informati di ciò che sta succedendo nella società biancorossa. Come di consueto, con le immagini curate da Francesco Rizzo, andiamo a vedere che cosa è successo nella Serie A1 di pallanuoto con le immagini di tutta Italia. Giornata del 2019 è lo Sport Management a faticare maggiormente, senza lesiani e con ben 7 atleti nazionali a dover smaltire le scorte della California. 2-0 iniziale e poi 4-1 per i Mastini. Ritorna un grande Posillipo mantenendo il meno 1 per poi pareggiare 7-7 con Gianpietro Di Martire. In chiusura sul 12-10 Manzi segna il meno 1, poi definitivo, e si vede murare il tiro del possibile pareggio. Rossi, Gianpietro Di Martire e Copeliadis fuori anzitempo. Fatica anche il Recco, si fa per dire, contro l'Ortigia alla sua prima gara del dopo Vapenski, ormai georgiano di fatto. Di Fulvio e doppiette di Eceniche in apertura. L'Ortigia cerca di restare appiccicata agli avversari. Nel terzo tempo però la squadra di Rudic lima difesa e soprattutto attacco, 3 gol in 3 minuti, tutte le 5 reti siciliane di Massimo Giacoppo, ex Rechelino rimpianto e uno dei pochi universali di ruolo rimasti in circolazione. Brescia sul Trieste senza Cristian Presciutti e il Mancino Gallo. Ci pensano però Petar Muslim, 5 gol, e Figlioli, 4. La squadra di Bettini prova a rimontare fino al meno 1 con il centro Gogol, ma quella di Bovo prende il largo nell'ultimo tempo. Destini incrociati per la salvezza in terra ligure per Catania e Bogliasco. La squadra di Dato perde ad Albaro, versione natalizia, contro il quinto alla 4ª vittoria consecutiva e ormai 4º in classifica. Privitera, ex Sori, sente aria di casa e segna il vantaggio illusorio degli etnei. Poi, in una splendida alternanza di reti ed emozioni infinite, Lindaut diventa l'uomo partita e con Gitto porta il risultato sull'11-9. Lo spettacolo è però la vasca, oltre 500 spettatori, i nag del Genoa Calcio a far folklore sugli spalti, tifosi della Prorecco a supporto dei genovesi in assenza dei biancocelesti in casa propria. Il Bogliasco ritrova, guarito, il neopapà Guidaldi, il centroboa Fracas, reduce dalla squalifica, e punta sul giovane Di Donna in porta. Con l'obiettivo di fermare la Roma Nuoto e bloccare l'ex Steven Camilleri, che col Bogliasco trovò la sua consacrazione, e Michele Lapenna, ex ligure in molte squadre, la squadra di casa ne trae benefici influssi. Ne scaturisce la prima vittoria per la Raria Azzurra dopo 12 partite, frutto di una fase difensiva accorta con raddoppio di marcature costante. La squadra di Gatto sta 16 minuti senza gol prima di quello di Jordan Camilleri e così le doppiette di Alessandro Di Somma e Lanzoni determinano il 9-5 finale. Catania 3 punti prima dello scontro diretto. Anche la Florenzia è al 4º posto. Tomasic per i biancorossi apre la gara, poi Razzi e Astarita arrotondano. Accorciano fino al 6-5 i napoletani con Conforto e Tanasovic. 10-7 nel quarto tempo, poi Campopiano illude, arriva anche il 10-9 per i ragazzi del Molosiglio, ma a soli 21 secondi dalla sirena, troppo tardivo. Brutto momento per il Savona, alla 5ª sconfitta consecutiva. Punti d'oro invece per la Lazio, ora a più 4 dalla zona play-out. Sono Narciso, Cannella, Daniele Giorgi, top scorer della giornata, e il giovane Antonucci gli artefici del successo. Il gol savonese di Piombo addolcisce parzialmente il risultato, di 4-8, definitivo, a favore di una Lazio sempre in vantaggio.
Bene, Federico, l'avvenimento a cui accennavamo precedentemente è la festa per il cimento invernale, tradizionale per lo Sturla, però è stata una festa simbolica perché voi avete riguadagnato la vasca da 25 metri, quella che è andata completamente distrutta da quella sorta di tsunami ligure che ha buttato all'aria Rapallo, Portofino, eccetera. Insomma, nessuno se l'aspettava, perché voi allora, me lo ricordo, 2 mesi fa, eravate quasi sull'orlo della chiusura, a quanto dicevate. Beh, intanto devo fare i complimenti ai miei amici dirigenti veri, quelli della Sportiva Sturla, quelli che si occupano davvero dei conti e della parte economica. Sono stati bravi, hanno organizzato una raccolta fondi facile da fare, quindi tu attraverso il cellulare potevi fare la donazione senza dover andare per forza alla sportiva, quindi diciamo che hanno agevolato molto gli abitanti di Sturla e chi ha voluto darci una mano, le famiglie, i genitori dei piccoli della pallanuoto. Devo dire che c'è stata una collaborazione incredibile, coordinata da questo gruppo dirigente, e quindi siamo riusciti a mettere insieme una cifra per partire, per poter cominciare a riprendere a lavorare con la vasca da 25 metri, che poi è quella che in effetti è quella che ti porta l'incasso. Insomma. La vostra anima praticamente, quale migliore occasione se non quella di organizzarla e inaugurarla con i ragazzini, con questi gonfiabili che sono un po' la loro passione, no? E questa è l'immagine del cimento. Piero, tra l'altro ti abbiamo beccato, per nulla infredolito, insomma, comparirai probabilmente nelle immagini. Parliamo un po' dello Sturla invece squadra, finalmente Serie A2 e insomma con che approccio a questa categoria, visto che vi state comportando molto bene. Ma per noi ci siamo comportati bene, non mi è piaciuta gli ultimi 2 tempi di Padova, perché i ragazzi potevano fare qualcosa in più. Diciamo che durante le feste è emersa un pochettino ancora una mentalità da Serie B, speriamo ora di limare e far passare tutti i panettoni che si sono mangiati. Raffaele, fra un attimo sarò da te, andiamo a bordo vasca seguendo Bogliasco Roma, cominciamo a sentire i due tecnici, Daniele Magalotti, nemmeno tanto contento per questa vittoria che è la sua prima, e Roberto Gatto invece un po' abbattuto. Ma è lì che si costruiscono le vittorie, insomma, poi abbiamo analizzato tantissimi video dall'inizio del campionato adesso e la perdiamo sempre in difesa, se vogliamo parlare di tattica, ma credo che oggi praticamente abbiamo cercato di arginare il più possibile Steve Camilleri, che lo conosciamo bene, da ex compagno di squadra, da ex ragazzo di Bogliasco, è stato tanti anni, sappiamo che ha nel tiro la sua arma migliore, si prendeva parecchie conclusioni, quindi abbiamo marcato bene, ma in generale insomma parlare di tattica oggi è riduttivo, perché oggi c'era in più con la voglia di non prendere gol, con la voglia di stare attenti di stare attaccati al risultato, di rubare un pallone, di spaccare la porta quando si tirava, è quella. La differenza grossa è quella. Non, i nostri problemi di testa non li risolviamo con una partita, però è bello dimostrare ai ragazzi che insomma, questa è la via giusta. Io pallanuotisti che giocano insomma, con i guantini bianchi, bravi non ho mai visto, insomma, perché la pallanuoto purtroppo è uno sport che devi vedere, non puoi lasciare a casa l'agonismo, non puoi lasciare a casa la voglia di faticare, di sacrificarti, quindi oggi c'è stato, abbiamo fatto una grande partita. Ma sicuramente abbiamo perso la gara, che ci siamo un po' disuniti alla fine del secondo tempo, la squadra l'ho vista un po' scollata, tanti errori individuali, tanti errori anche di gioco, e quindi poi in questi campi con una squadra che comunque molto affamata di punti, queste situazioni le paghi, quindi sicuramente questo ci servirà di insegnamento, ci servirà per ricominciare la prossima settimana in vista della partita con il Posillipo, per capire i nostri errori e ripartire proprio da qui. Il vostro campionato come lo giudichi? Per una neopromossa, insomma? Ma diciamo che fino a prima della partita del quinto, perché anche quella è stata una partita che non mi è piaciuta molto, molto positivo. Adesso dobbiamo pensare che abbiamo magari inanellato un paio di partite brutte, che queste non devono cambiare naturalmente l'entusiasmo che c'è stato fino adesso, perché ricordo che abbiamo una squadra con 6 under 20 di squadra, quindi non è semplice per loro trovare la continuità, e dobbiamo riprendere un po' il rullino di marcia che avevamo prima della partita col quinto. Raffaele, tu che sei esperto di Savona e del Ponente Ligure, ecco, vorrei ci parlassi un po' di che cosa sta succedendo al Savona. Questa mattina è apparso un pezzo sul Secolo tuo, molto bello, Secolo XIX, che parla un po' di una situazione esplosiva. Dal punto di vista dei risultati, l'ultima vittoria col Bogliasco, siamo alla 6ª giornata, mi sembra.
Sì, penso che... E 5 sconfitte consecutive. Penso che Savona stia attraversando l'anno cruciale della sua storia, nel senso che rischia dopo 38 anni di tornare in A2, ma non è tanto quello. È che al momento manca una progettualità, non tanto della società quanto della città intera, perché a fine settembre scadrà la convenzione per gestire l'impianto. C'è un progetto alternativo, ma ci sarà una gara d'appalto da fare. Non è detto che la vinca il Savona, non è detto che il Savona, anche nel caso in cui la vincesse, avrà le possibilità poi per poter mantenere da sola con le sue forze la gestione della vasca. E la squadra è la diretta espressione di tutta questa situazione di grandissimo disagio, di grandissima difficoltà. Non è supportata neanche dal territorio a livello economico, infatti si è deciso di puntare sui giovani, forse un po' troppo, nel senso che la società forse non ha avuto neanche molto le idee chiare, perché poteva fare come l'Acqua Chiara l'anno scorso, buttare direttamente i giovani in vasca. Invece ha mantenuto una via di mezzo che per un po' ha pagato grazie alla preparazione di Angelini, sì. Perché comunque le partite che ha vinto finora sono state gran parte merito delle sue indicazioni, della sua impostazione tattica. Poi il mondo è piccolo, ma il nostro mondo è piccolo, dopo un po' si conoscono pregi e difetti di ogni squadra, per cui nel momento in cui il Savone è stato fotografato a dovere dalle altre avversarie stanno emergendo tutti i limiti tecnici evidenti che ha. Bene, allora noi andiamo a chiudere questa prima parte, chiudendo anche la vicenda di Bogliasco-Roma, sentendo due giocatori per parte, i due artefici della vittoria bogliaschina, che sono Lanzoni e Di Somma, e un vecchio e un nuovo per la Roma. Vecchio si fa per dire, che è l'89, il difensore, e Matteo Spione, che è il nuovo elemento della nazionale italiana. Onestamente spero non sia estemporaneo. Detto questo, aspettavamo la vittoria. Devo essere sincero che l'impegno e l'abnegazione non è stata più delle altre partite. Semplicemente lo sport è fatto anche di episodi che oggi sono girati a nostro favore. Abbiamo preso un po' di sicurezza, la pausa ci ha fatto bene. Però purtroppo io ti dico che non ho ancora fatto nulla, nel senso che abbiamo sbloccato questa maledizione, abbiamo annullato questa maledizione che della prima vittoria. Ora deve essere un inizio, perché se no non significa niente. Quindi ci godiamo 24 ore di questa vittoria, dopodiché da lunedì torniamo con la testa a cuocere, perché solo così noi possiamo ottenere risultati. Non siamo dei fenomeni, siamo solo un gruppo che ha tanta tanta fame e voglia di riscatto. Sì, direi fortunatamente, perché era da un bel po' che cercavamo questa vittoria. Dall'inizio l'anno non avevamo ancora vinto, quindi al giro dell'andata non avevamo ancora vinto una partita, avevamo solo un punto, e per sperare la salvezza era obbligatorio vincere. Abbiamo vinto giocando anche bene, e quindi c'è stata anche una prestazione importante. Siamo felici, però deve essere soltanto il punto di inizio, perché dalla prossima giù a Catania bisogna fare un'altra vittoria assolutamente per riagganciarci al gruppone. No, è una partita che era importante, dovevamo vincere. Non è mai un campo facile questo di Bogliasco, nonostante la classifica magari diceva altre cose. Dispiace, da domani possiamo solo ricominciare a lavorare forte per la prossima settimana. Il tuo rapporto con la nazionale? Io sono uno dei più giovani, una delle prime volte che vengo convocato, e ovviamente fa piacere, è un orgoglio per, diciamo, che ripaga tutti i sacrifici fatti negli anni, e spero di poter far parte del gruppo il più possibile. Completamente. Il vostro campionato comunque è nettamente superiore alle aspettative per una neopromossa, insomma. Beh, noi sì, abbiamo fatto dei passi falsi nelle ultime gare, però il nostro intento è quello di giocarsi tutte le gare, a parte le prime tre, le altre sono tutte quante partite aperte. Allora, io riprenderei le parole di Raffaele Di Noia sulla situazione di Savona per traprendere un tema di carattere generale, e cioè il finanziamento da parte di istituzioni pubbliche nei confronti di squadre e di società di pallanuoto. A quanto mi costa Savona, mi sembra di capire che il comune nuovo non abbia granché interesse né alla gestione della piscina né a finanziare il Savona come con un aiutino che una volta c'era e arrivava. A Camogli, di cui tu eri presidente, c'era una situazione di questo genere. Insomma, è giusto o no
che società di pallanuoto non possano autosovvenzionarsi in un certo senso? Beh, è difficile perché devi puntare molto sul commerciale e questo leva spazio al nostro sport. Devi sperare che un'amministrazione comunale, voglio dire, sia disponibile a darti una mano in questo senso, vuol dire io ti do un impianto, ti do una mano a pagare le utenze, me lo devi tenere in ordine perché se no l'indomani io te lo tolgo, devi curarlo meglio che casa tua, naturalmente ti aiuto a pagare le utenze e poi il resto, voglio dire, non ci devi diventare ricco, devi cercare di andare avanti e di portare avanti quel discorso sportivo che altrimenti non riusciresti a fare, perché poi il discorso sportivo è anche un discorso sociale. Se io faccio bene la pallanuoto giovanile o il nuoto giovanile o salvamento o sincronizzato, io levo ragazzini a fare altre cose per la strada e questo almeno fino all'età di 20 anni io devo poterlo fare senza problemi. Quindi io devo poter avere le squadre giovanili molto seguite, molto curate, da allenatori bravi in un impianto che funziona, ma se io faccio tanti giovani faccio poco commerciale e lì secondo me le istituzioni dovrebbero intervenire per dire vabbè comunque mi dai una mano a levare un problema e io sono disponibile. A Camogli succedeva così. Piero, sei d'accordo? E soprattutto quale utenza hai a livello di giovani in un ambito come quello dello Sturla, che è territorialmente abbastanza limitato, circoscritto, ma che insomma ha parecchio movimento sotto l'aspetto giovanile? Sì, noi le paghiamo un attimino le conseguenze in questo periodo di inattività nella piscina di Sturla, dove effettivamente sono sempre nati dei giocatori. Anche ultimamente ci sono giocatori nati a Sturla che stanno facendo le giovanili da altre parti e si spera che le faccia, che diventino giocatori. Più che altro è il reclutamento. Ora la piscina di Sturla è dello Sturla e quindi ha una sua gestione in cui l'aspetto commerciale è importante. Però in generale c'è questo difficoltà nella gestione degli impianti grandi, perché in questo momento forse la società, che infatti i risultati lo dimostrano, che è più tranquilla da un punto di vista economico, sarà perché ha tanti bambini, sarà perché che è il quarto o quinto in classifica, ha trovato degli sponsor, merito ai loro dirigenti, non ha una piscina propria e forse non ha, però è riuscito ad organizzarsi su altre piscine in maniera ottimale. Questo è un discorso sociale, politico, che interessa tutto lo sport. Ormai lo sport si basa sui genitori e questo non è corretto. E questa è un po' la decadenza del CONI, che una volta sovvenzionava prepotentemente. Bene, una società che invece sta facendo miracoli sotto questo aspetto è il Catania, che era partito molto male, che si sta riprendendo attualmente molto molto bene, anche se ha perso a Quinto. Andiamo a sentire praticamente due giocatori importanti. Uno è Daniel Presciutti, il terzo della dinastia dei Presciutti, che dopo tanto tempo al nord è andato al sud e con enorme soddisfazione, e uno è Giorgio Torrisi, che è bomber del Catania da parecchi anni, anzi è nato praticamente in questa squadra. Per quanto riguarda Catania, città splendida, sta benissimo, state tutti molto cordiali fin dall'inizio e mi trovo molto bene, si mangia bene, quindi meglio di così non poteva andare. E la squadra, una fantastica squadra, piano piano ci stiamo amalgamando, comunque dopo varie difficoltà all'inizio, e puntiamo per adesso alla salvezza, perché magari gli obiettivi iniziali potevano essere diversi, però abbiamo fatto mente locale e dobbiamo puntare alla salvezza e questo è il nostro obiettivo per adesso. Sicuramente l'inizio non è stato appunto dei migliori, speravamo di iniziare meglio, però ci rimbocchiamo le mani che daremo di tutto per il fine di stagione. Ormai speriamo innanzitutto di allontanare appunto il Boiasco, che al momento è l'ultima in classifica, la prossima settimana verranno da noi a Catania, e cercare di fare punti, più punti possibili, mettere fieno in cascina per cercare anche di riuscire ad evitare i play-out, per acquisire una salvezza abbastanza tranquilla, appunto escludendo i play-out, però vedremo.
Raffaele, va dato atto al tuo giornale, a te personalmente, che cercate di tenere Pallanuoto alta, ben lontani comunque dal periodo in cui c'erano le nove colonne su Mercantile, Pallanuoto, su Secolo, eccetera. Attualmente com'è la situazione mediatica? Perché ti posso portare questi esempi. Gazzetta dello Sport oggi esce con un pezzo su Marcialis, abbastanza tecnico, come dire, non è solo la signora Cassano. Corriere dello Sport parla un altro pezzo tecnico sui gol, mi pare sia la 38esima giornata consecutiva di Di Fulvio, in cui segna consecutivamente. Però per altro verso poco. Il Secolo stesso, prima della Coppa Italia femminile, ha messo un trafiletto e non ha parlato nemmeno della ripresa del campionato, pur con giornalisti eccellenti come Carrella, pur con editori validi, ma insomma il mercato è quello. Il mercato è quello, forse non lo aiutiamo molto noi, ecco. Ma partendo dal piccolo, nel senso che ad esempio nella nostra regione la pallanuoto è uno degli sport più importanti, di tradizione, per numeri, per tantissimi aspetti. Addirittura regionale, per legge regionale. Sì, assolutamente. E dovrebbe essere incentivato di più, dovremmo partire, forse noi potremmo contagiare anche le grandi testate nazionali se dessimo un risalto molto forte a livello locale. Nei limiti ci si prova, non sempre ci si riesce, perché comunque la concorrenza del calcio, però poi alla fine è chi compra il giornale che decide spesso anche le sorti di determinati argomenti. Il calcio, come quasi sempre accade, fagocita un po' tutto, però se riuscissimo di nuovo a rispolverare un po', diciamo, la tradizione, io mi ricordo negli anni 80 paginate intere con pagelle, ma anche le serie, c'era anche la serie B che era trattata esattamente come la serie A. Questo indurrebbe non soltanto le persone a seguire di più la pallanuoto, indurrebbe anche tanti ragazzi a provare questo sport meraviglioso fin dall'inizio, anche solo per emulazione. E invece stiamo un po' perdendo questo treno. Resistiamo abbastanza qua in Liguria, perché per fortuna è la nostra terra, è una scuola. Allora, su questo secondo me manca un po' di entusiasmo, perché sembra che ci crediamo poco. Ormai tu, anche gli addetti ai lavori, non vedo entusiasmo che magari c'era precedentemente. Ci sono motivi, ce ne possono essere tanti, economici sicuramente, la nazionale che forse ha fagocitato tutto, però non ci crediamo quasi più. È un'autocritica che dovremmo un pochettino farci tutti. L'approfondiamo fra un attimo. Chi invece ha fatto il colmo di entusiasmo è la SIS Roma, che è andata a vincere questa Coppa Italia. E vediamo in un minuto e 14 come è successo, in quale maniera, contro chi, ma soprattutto è una storia, la storia di una squadra che non esisteva fino a pochissimo fa. A neppure 9 anni dalla sua fondazione, alza al cielo il suo primo trofeo di sicura importanza, la Coppa Italia 2018-19. La SIS Roma ottiene questo risultato non casualmente, passando attraverso la consacrazione del 2013, praticamente a 3 anni dalla nascita, del titolo di miglior settore giovanile femminile d'Italia. Ottiene il successo a Roma nel suo nuovo campo, nella finale inedita con il Rapallo Pallanuoto. Subito in vantaggio le ragazze del presidente Giusto Lisi, con Motta e Picozzi, e sarà il vantaggio che le romane capitalizzeranno fino al termine. Pareggia la squadra dei fratelli Antonucci con Marcialis in doppietta. La squadra di Capanna va altre 2 volte in doppio vantaggio, determinante nella circostanza la bravura della Tancheva. Emmolo, ex di Capanna quando il tecnico la allenava ad Imperia, e la giovane Giustini cercano di restare appiccicate all'avversario fino al 6-5. La SIS Roma gestisce però gli ultimi minuti con una difesa strenua che sfianca i centri rapallesi. Sparano, ottima con la collega Lavi, chiude l'incontro con una parata determinante su Marcialis, che regala così la coppa alle giallorosse. Ecco Federico, volevo ritornare al concetto di prima sulla mediaticità di questo sport, con uno stretto riferimento a questa pallanuoto femminile, nel senso che la stampa si è mossa più per le femmine che quasi quasi per gli uomini. Che cosa ne pensi dell'una e dell'altra cosa? Stanno scalzando la pallanuoto maschile, le femmine? Beh, no, intanto l'arrivo della Carolina Marcialis a giocare a un buon livello ha fatto sì che la notizia, voglio dire, fosse interessante per la stampa. Quindi ben venga. È anche brava, tra parentesi, quindi voglio dire, meno male che ci sia.
Altrimenti, voglio dire, se non c'è una notizia del genere, ormai il nostro sport, uno sport strano, adesso di nuovo cambiamento di regolamenti, di nuovo cambiamento di quante persone, cioè voglio dire, uno non fa tempo ad abituarsi, uno che non conosce la pallanuoto non fa tempo ad abituarsi e a capire il nostro tipo di gioco, che subito dopo arriva il cambiamento. Un cambiamento, una decisione presa dall'alto, da questi personaggi che ormai da anni, da secoli direi quasi, perché ormai da secolo scorso che ci organizzano la vita e che ci dicono quello che dobbiamo fare. E noi che dobbiamo, come dice giustamente Piero, portare l'entusiasmo, perché poi alla fine siamo noi che abbiamo a che fare. Io, per esempio, a me piace avere a che fare con i bambini e quindi cerco di portare entusiasmo nel settore giovanile. Ma poi questi ti guardano con la faccia un po' strana e dicono: ma come? Ma tu mi parli di questo sport come se fosse chissà quale meraviglia, e invece non ci capiamo niente nemmeno noi, non ci capisci niente per primo, insomma. È vero, è vero. Quindi diventa difficile. E sono d'accordo comunque con Piero che l'entusiasmo sta scemando, ma qualcheduno, voglio dire, qualche esame di coscienza lo dovrebbe fare sul calo dell'entusiasmo. Bene, parliamo ancora di pallanuoto femminile, perché non ci possiamo certo limitare al filmato, e abbiamo in collegamento telefonico colui che non poteva essere che il personaggio del momento, e cioè Marco Capanna, l'allenatore della SIS Roma. Marco, un saluto da parte di tutti, so che sei in collegamento. Insomma, che cosa pensate di questo vostro primo successo della storia? Come la domanda è se avete già somatizzato in pratica questo successo. Senti, come spieghi la crescita, direi esplosiva, esponenziale di questa società? Perché ricordo che 8-9 anni fa eravamo ancora lì al Foro Italico con Paolo Ragosa, che ha chiesto a Giustolisi addirittura di fondare una società femminile di pallanuoto che non esisteva, ed era per Roma a raccattare ragazze da una parte all'altra, e dopo 9 anni la Coppa Italia. Ma credo che ci sia stato un investimento, un progetto, una solidità, una fantasia, una passione del presidente Giustolisi e dei suoi collaboratori negli anni, molto molto importante, tutti quelli che sono anche passati come allenatori, come compagni, ma la società per prima ha fatto sempre un gran lavoro con ambizione, probabilmente con i passaggi giusti, con tanta dedizione, questo me ne sono accorto venendo qua. Sicuramente Roma, per chi viene da fuori, ha sempre il pensiero che con i numeri che ha, con tutte le squadre che ha, con tutte le ragazzine che ha, puoi fare qualsiasi cosa. È vero, lo penso, infatti ho sposato questo progetto. È anche vero che ci sono delle difficoltà logistiche che da noi sono impensabili, nel senso che fare un'ora di macchina tutti i giorni per andare nella stessa città a allenarti da noi non esiste. Noi parlo in Liguria, parlo dove io ho allenato, e quindi ci sono pro e contro. Di sicuro c'è un grosso potenziale, di sicuro c'è una società solida, strutturata, ambiziosa, e stiamo cercando di fare la cosa migliore, la cosa più bella che riusciamo, che possiamo. Bene, senti, in ultimo chiudiamo, una finale inedita, no Orizzonte Catania, no plebiscito, invece voi a Rapallo, significa che pallanuoto femminile si sta espandendo, significa che è in ascesa? Credo che quest'anno ci siano 4 squadre che hanno un'attrezzatura superiore e che potrebbero stare tutte e 4 in Europa, che possono fare bene sia in Italia che in Europa, che si contenderanno fino alla fine del titolo a seconda di quanto cresceranno, di come continueranno a lavorare, ma
infatti è sicuramente un campionato molto, molto stimolante e ha dato un segnale di crescita del nostro movimento, sicuro. Bene, noi ti ringraziamo, un saluto da parte di tutti i presenti, un complimento vivissimo e... Ciao, complimenti. E a presto. Grazie, grazie lupo, saluto a tutti. Ciao, noi ci fermiamo un attimo, fra qualche secondo nuovamente in studio per la terza e ultima parte. Ecco Piero, tu che sei stato anche selezionatore nazionale, CT dei ragazzi maschi, però sei sempre stato un fautore della pallanuoto femminile, a proposito del discorso che facevamo. Sì, assolutamente, penso che essendo meno di tradizione è l'unica che tiene a livello mondiale aperta a tutti i continenti e si vede sia in Europa, in Italia, nel mondo, l'America vince le Olimpiadi, nel bello maschile siamo sempre ancorati alle stesse nazionali e quindi penso che sia quella che salva la pallanuoto in generale. Poi il discorso che faceva lui prima delle nuove regole, mi sembra aver capito quando ero nel circuito con la nazionale che i fautori di questo pensano che il gol sia il momento più bello e quindi tirano a trovare tutte regole per avere più gol. E quindi questo mi lascia un pochettino perplesso, perché comunque il cavallo che loro vogliono introdurre è questo, il gol è la parte più importante, ma non è così. Non hanno giocato evidentemente alla pallanuoto. Bene, intanto è tornato in Italia, ieri è stato il suo primo giorno e questa sera sarà impegnato in Coppa dei Campioni da Rudic, un grande atleta di Santa Margherita, Luca Cupido, lo ricorderete 2 anni fa nei nostri studi quando era ancora una colonna della nazionale statunitense, ospite, e a telefono in quell'occasione Campagna lo stava blandendo dicendo ma potresti venire in Italia, potresti andare alla Proreco anche perché sarebbe un valore aggiunto per la nazionale. Così puntualmente si è verificato, noi andiamo a sentire in anteprima le sue prime parole italiane in collaborazione con l'ufficio stampa Prorecco. La squadra dei grandi campioni, sono arrivato l'altra sera quindi ancora un po' diffuso, quindi però molto bene, mi sono sentito bene in acqua e giocare con grandi giocatori si può capire come si allenano, come sono dei grandi professionisti, quindi sono molto entusiasta di imparare da loro anche. Sicuramente non è facile, io mi adatterò a qualunque posizione, ruolo che l'allenatore vorrà farmi giocare, se avrò l'opportunità darò il meglio di me stesso. E comunque sì, non è facile, però sono sicuro che con così grandi giocatori è facile adattarsi perché capiscono il gioco, quindi non sarà difficile, sono sicuro. L'anno scorso il Recco gli è mancato, è sfuggito di poco, quindi sono sicuro che questa è la competizione principale di quest'anno. E ho visto le partite, sono molto intense comunque, sai, campionato è un'intensità diversa guardando le partite, la Champions League ogni squadra ha tempo di prepararsi, studiare i giocatori e gli schemi, quindi c'è molta più preparazione. Raffaele, 2 parole su questo ingaggio da parte di Prorecco e anche vorrei sentire Dodero perché insomma è stato a Camogli, quindi sì, c'è del retroterra. Era stato ventilato già da Campagna all'inizio di dicembre, mi ricordo, ne parlava già come un dato acquisito, quindi insomma, ma è un buon rientro, più che altro bisognerà vedere in funzione nazionale, perché comunque l'esperienza statunitense l'ha senz'altro formato decisamente sul piano fisico, sul piano tattico è un'altra pallanuoto, la nostra pallanuoto, la pallanuoto europea è un'altra cosa, quindi sarà... Gli auguro con ogni bocca al lupo per la sua esperienza, ma ci metterà un po', penso, per carburare anche con il nostro campionato. Ricordo la World League di Bergamo, ormai quindi 5 anni fa, che era stato diciamo il pilastro della nazionale statunitense. Federico? Ma io, tanto che non lo sentivo, mi sembra motivato e dice che è contento di giocare con grandi campioni, ma lui ha sempre giocato con grandi campioni. Lui ha fatto 7, 8, 10 anni di giovanile a Recco, giovanile a Camogli, dove aveva un grande allenatore, come ha adesso, perché Cavallini in quel periodo, secondo me a livello giovanile, era il più bravo allenatore d'Italia, e i compagni che erano grandi campioni. Difatti, chi gioca a Recco, chi gioca nello Sport Management, chi gioca a Brescia, voglio dire, quindi giocatori di buon livello, tutti da nazionale, quindi insomma sono contento per lui.
Bene, sta per cominciare, come avevamo detto, il campionato di Serie B, un campionato importante, parlavamo del tuo giornale che lo seguiva, e c'è una squadra fra le altre che secondo me è molto da seguire con attenzione, che è la Metanopoli di San Donato, perché insomma un presidente molto ambizioso ha preso elementi in pratica da mezza Italia, però siccome nella pallanuoto non si naviga nell'oro e non si può, come nel calcio, portare questi giocatori alla base, e beh, c'è una situazione strana, ognuno si allena per conto suo in due diverse parti d'Italia, insomma un modello assolutamente nuovo, innovativo e quantomeno da prendere in considerazione. Vediamo il tutto. È una squadra per corrispondenza e in piena autoresponsabilizzazione. I giocatori infatti si allenano a gruppi secondo le dimore di appartenenza. I Liguri in Liguria contro le sparring partners locali, i Milanesi in Lombardia, per poi allenarsi tutti assieme con common training mirati ogni tanto. È la piena autarchia della San Donato Metanopoli Sport, nata dalle ceneri della Metanopoli SNAM dopo la chiusura di questa. Lo scopo dei fondatori è quello di riportare la pallanuoto ad alto livello a Milano. Dopo la chiusura della piscina del centro Mattei, è costretta a girovagare in cerca di vasche fino a sistemarsi al centro Saini. Qui alleva Acquagol, Under 11, 15 e 17, prima squadra e master. La prima squadra partecipa alla Serie B dopo la vittoria dell'anno precedente a Ostia per 6-4 contro la Roma. Un gol, nella fattispecie, anche di Cagliogna, uno dei liguri storici trapiantati in Lombardia e oggi punto di riferimento della squadra. Sulle orme dell'ex nerviese, Alessandro Celia, già compagno in blu-arancio di Amauris Perez, fa arrivare quest'anno un gruppo di liguri, fra cui Guenna, ex Camogli, Ferrari, finalista Dubrovnik 2006 con il Savona in Euroleague, Ottazzi, Spigno, Palmieri, Brambilla dal Quinto, Maccioni dalla Canottieri Napoli. L'ambizione è alta, sicuramente vogliamo fare bene, ci stiamo allenando, siamo due gruppi separati, uno che si allena a Milano, uno che si allena in Liguria. Questo non vuol dire che ci stiamo allenando male, perché entrambi stiamo seguendo un programma e oggi siamo contenti. Il Metanopoli ci ha permesso di allenarci qua, ci stiamo allenando bene tutti insieme, siamo un bel gruppo noi liguri, ma ci siamo integrati molto bene col gruppo su di Milano. Però sono previsti comunque allenamenti anche su a Milano con tutta la squadra. Niente, siamo gasati, e c'è pressione perché non si può sbagliare con la squadra che abbiamo, quindi dobbiamo stare comunque molto attenti e allenarci molto seriamente. Bah sì, Alessandro è un presidente innanzitutto molto presente, questo sicuramente dimostra la sua volontà di voler fare qualcosa di grande per Metanopoli e anche comunque la volontà di creare una squadra molto competitiva per poter vincere la Serie B e salire in A2. Sicuramente è una squadra molto ambiziosa e quindi non ci ho pensato due volte. Appena mi hanno chiamato ho subito deciso di partecipare a questo progetto che è molto ambizioso. Un panorama eccezionale per la categoria, fortemente voluta dall'ambizioso presidente De Marco, broker assicurativo per professione, entusiasta di pallanuoto per diletto. Piero, com'è la Serie B? Tu ne sei esperto. Ma la Serie B è un campionato insidioso, perché poi comunque alla fine questo è uno sport che chi si allena meglio va avanti. È chiaro, devi avere un'ossatura, ma è sempre lì la differenza. E noi l'abbiamo vinto l'anno scorso un campionato che, ora se ci ripenso, dico miseria, sembrava tutto facile, ma poi effettivamente c'è voluto impegno e dedizione. Però per due volte l'avete perso proprio disperatamente. Sì, non c'eravamo, no, non c'eravamo. No, ma voglio, no, intendo dire c'eravamo. Che il campionato è difficile. Mentre siamo arrivati al momento dei playoff, poi nella maniera ottimale. Questa squadra qui è una squadra che potrebbe già giocare in serie superiore. Certo, tanto ricordiamo giovedì la presentazione della Chiavari Nuoto che parteciperà al campionato di Serie B. Intanto, in termini di ricordi, ricordiamo gli auguri insomma a Antonio Vittorioso che compie
tanti tanti anni, non lo diciamo, ma è veramente un fenomeno della pallanuoto italiano. Complimenti a Antonio e Alessia Ferrari, che esordisce in campo internazionale nella pallanuoto femminile con Israele Spagna, a patto che si giochi, perché dovrebbe giocarsi sabato, è ancora in attesa questo rinvio. Direi che torniamo ancora un attimo in A2, perché c'è il caso della situazione. La crociera si è un po' nell'ambito della riunione natalizia in cui ha fatto il punto della situazione bruttina, ha come dire tirato un po' le orecchie alla classe dirigenziale arbitrale, perché un suo giocatore, Mancino, ha subito due giornate di squalifica apparentemente per un fatto veniale. Nel referto si legge qualcosa di diverso, oggettivamente due giornate sono l'equivalente di una brutalità automatica, che è il fallo più grave che avvenga in pallanuoto. Quindi i genovesi sono un po' arrabbiati sotto questo aspetto. Ma parlando con i ragazzi ho ribadito questi aspetti. Per uscire da una situazione di questo genere ci vuole lavoro, lavoro, lavoro. Questi sono gli elementi che secondo il mio punto di vista devono essere la caratteristica principale della nostra squadra. Ora iniziano un ciclo di partite sicuramente più accessibili. Abbiamo avuto una serie di partite non semplici con delle società che erano assolutamente attrezzate per affrontare ai vertici la nostra partita. Il nostro campionato, è evidente che noi ci aspettavamo qualcosa di più, ma questo lo sanno i ragazzi, lo sa l'allenatore. Questa società ha costruito un percorso virtuoso in questi tre anni, questo è il quarto di A2, e ci aspettiamo dei risultati giusti e corretti rispetto a quelli che sono gli investimenti fatti ad oggi dalla nostra società. Possiamo ricordare che nelle ultime prestazioni siete stati, come dire, danneggiati da una decisione giuridico-sportiva che ha riguardato Ferrari, prima espulso e poi squalificato per due giornate. Quante una brutalità, semplicemente per insomma un peccato ultraveniale. Sì, da attenti osservatori avete colto un punto importante, cioè non avere un giocatore, il Mancino, un punto di forza della nostra società, in quella partita, cioè con Lavagna a Lavagna, e siamo risultati sconfitti, ma soprattutto beffati, perché poi il giudice ha dato due giornate di squalifica. Io ero lì presente, il ragazzo non ha detto assolutamente nulla, se non assolutamente nessuna frase riguardosa, ha semplicemente detto è dentro i due metri un'azione di gioco. Abbiamo trovato, insomma, sia stato il danno e la beffa. Abbiamo subito l'espulsione a metà del secondo tempo della partita, e in più ci siamo trovati senza il nostro Mancino, che è sicuramente un nostro punto di forza, e evidentemente ci siamo indeboliti e abbiamo pagato amaramente questa decisione, che abbiamo ovviamente accettato perché siamo sportivi, ma reputiamo assolutamente ingiusta e sproporzionata rispetto a quanto è avvenuto. Vedremo, siamo in chiusura in 30 secondi. Federico, come mai da Camogli a Sturla sei rientrato nel mondo della pallanuoto? No, da Camogli fermo con la pallanuoto, poi sono stato convinto a rientrare a Sturla per tre motivi. Uno, perché io sono nato come atleta alla Sportiva Sturla. Due, perché il presidente faceva il dirigente quando io ero a Sturla in quei tempi. E poi gli allenatori che ci sono, voglio dire, ma non l'ho messo come terzo perché è meno importante, però Ivaldi, Uras, Matteo Greco, questa cosa mi ha dato anche alla fine il là per accettare questa proposta. Raffaele, ci sono speranze per il Savona secondo te? Aspettiamo Gervasio, perché è già un po' che deve venire a raccontarci le cose segrete dei biancorossi. Se ritrova lo spirito delle prime giornate, quelle che gli hanno permesso di pareggiare anche col Posillipo a Napoli, forse sì. Se lo spirito è quello di Angelini, diciamo di sì. Però se quello delle ultime giornate la vedo dura. Bene, avevamo promesso anche di parlare un attimo di pallanuoto internazionale. Ricordiamo, oggi giornata di coppe a San Sebastià, Barcelloneta, Prorecco, Brescia, Prorecco a Bologna contro l'Eger e la BPM con lo Spandau. Chiudiamo con le parole di Ratko Rudic, che in due minuti parla della sosta del campionato e della manifestazione. Dobbiamo dire che abbiamo avuto un intervallo abbastanza lungo. Questi intervalli non favoreggiano, diciamo, certamente la forma, performance e questo che ci serve per Champions League.
però noi abbiamo cominciato con allenamenti, penso che più presto torniamo in questa forma, speriamo, di questi primi due tempi di Barcellona, ma comunque il Champions League è molto importante, una competizione, diciamo, dove ogni squadra possa sfidare altra squadra, così dobbiamo prepararsi bene, ma io penso sempre bene. Una squadra composta da ottimi giocatori, coperti bene a tutte le posizioni, noi conosciamo, ci sono i giocatori che giocano per varie squadre nazionali, sia di Serbia che Montenegro, Grecia, sono giocatori, anche alcuni hanno giocato in Italia come Vlahopoulos, greco, un ungherese Hosnyansky che era un tiratore ottimo, diciamo è una squadra forte, bene coperta, dobbiamo diciamo, dare il massimo e entrare con una serietà molto molto buona per poter affrontare questa partita. Bene, è tutto, siamo in chiusura, grazie allora a Federico Dodero, Piero Ivaldi, auguri per il vostro campionato, a Raffaele Di Noia complimenti per le tue performance sulla pallanuoto e grazie di essere venuto fin da Savona. A tutti voi grazie per l'ascolto, ci vediamo con puntualità mercoledì prossimo alla stessa ora, ore 21.